Napoli con un gol per tempo, la capolista ha dimostrato di aver completamente assorbito lo shock della sconfitta di San Siro contro l'Inter. Il Cagliari ha disputato una partita eccellente in ogni reparto e la sua vittoria acquista maggior significato se si considera che la squadra partenopea è stata una valida antagonista ed anche la sua prestazione e risultato a parte può essere considerata pienamente positiva. Riva anche oggi ha confermato la sua splendida condizione e si è esibito in più circostanze in poderosi numeri del suo repertorio di fuoriclasse. Eccolo farsi luce in piena area e sparare su Zoff, ma la testa di Zurlini devia in angolo. In contropiede replica Iuliano, ma il tiro è fuori bersaglio. Il capitano napoletano dà manforte anche alla difesa, qui ferma Riva con un plateale placcaggio. Ed ecco la più bella azione di tutta la partita del Napoli, la imposta Iuliano. Palla a Montefusco, lancio per Improta che sopraggiunge con perfetto tempismo, ma il suo tiro non è altrettanto perfetto e Alberto ripara. Riva cerca il gol, spara ancora su Zoff, ma il tiro è centrale. La rete comunque è nell'aria. Dopo un tiro di Gori c'è un fallo su Riva al limite dell'area napoletana. È punizione dal limite. Il micidiale sinistro di Riva brucia le mani a Zoff che non trattiene, riprende e segna Gori. Mancano due minuti alla fine del primo tempo. Secondo tempo, si spinge all'attacco il Napoli, tiro di Montefusco senza esito. Quindi uno spiovente di Monticolo, ma para in due tempi Albertosi. Il Cagliari resiste bene, anzi risponde in contropiede e raddoppia, parte Domenghini, imbeccata per Riva. Zurlini devia la traiettoria della palla col braccio, è rigore. Il sinistro di Riva... del solito ma ugualmente preciso, batte Zoff per la seconda volta. Siamo al 18esimo, un minuto più tardi il Cagliari può segnare ancora, bello spunto di Riva e passaggio per Brugnera che tira, respinge Zoff, la mezzala riprende ma sbaglia clamorosamente. Nel finale un'altra dimostrazione di potenza di Riva che fallisce d'un soffio il gol.